Oggi a Foggia, su Via Arpi in particolare, inizia la settimana della legalità, un seminario sui diritti dei migranti questa mattina, una tavola rotonda importante oggi pomeriggio. Di che si tratta? È la città che vorrei, una bussola per la legalità. È un progetto che abbiamo organizzato all'Università di Foggia con partner pubblici e associazioni private del territorio. Abbiamo vinto un bando del Ministero, dell'Università, unica università pugliese a vincere questo bando, e quindi abbiamo pensato di trovare un modo semplice per coinvolgere studenti universitari e studenti delle varie classi di tutte le scuole del territorio, perché vogliamo diffondere la cultura della legalità. Che risposta avete avuto e state avendo in questa prima giornata? Devo dire che già questa mattina abbiamo avuto due piccole aperture. Abbiamo parlato dei diritti degli immigrati, c'è stato lo spettacolo teatrale Frichigno di Pierluigi Bevilacqua con la Compagnia degli Impertinenti, e abbiamo avuto le aule abbastanza piene. Oggi alla tavola rotonda, con cui di fatto si inaugura la settimana della legalità, abbiamo due scuole che hanno vinto il contest che abbiamo organizzato insieme all'ufficio scolastico regionale, proprio per promuovere la sensibilizzazione degli studenti ai temi appunto della legalità. Ma il nostro obiettivo è molto ampio, perché è anche un po' ambizioso, perché vorremmo trasformare la città.